Io e l'Apollo sono trascorsi 10 giorni da quando lei, sotto la prefettura, con un cartello "no corrotto, no lavoro", richiamava l'attenzione del prefetto ma anche della procura per quello che stava accadendo a Cerignola. Cos'è cambiato in questi 10 giorni? È cambiato soprattutto che parecchia gente mi ha incontrato, mi ha dato solidarietà, molti mi hanno detto di continuare e io senz'altro non lascerò in sospeso questa situazione. È riuscito a incontrare poi il procuratore? Non ancora perché non ho ancora elementi giusti, però nel giro di una settimana riuscirò a incontrare il procuratore. Senta Apollo, lei in quell'intervista che ci rilasciò allora disse che, insomma, anche in relazione a questa che la nuova amministrazione comunale nulla era cambiato per ciò che riguardava la corruzione. Il sindaco di Cerignola poi ha minacciato anche di querelarla. Eh sì, in relazione alla mia intervista del 5 gennaio, rilasciata a questa testata, devo chiarire alcune situazioni, perché nel momento più cruciale della manifestazione davanti alla prefettura di Foggia non sono state chiarite alcune mie affermazioni. Alla sua domanda, stai dicendo che anche Metta, era implicato? Ho risposto e peggiorato perché probabilmente lui non ha capito che cosa significa la cooperazione sociale. Certamente, lei mi ha detto anche, non si può avvicinare un presidente chiedendo qualcosa. Non era riferito a Metta, era riferito ai suoi amici, colleghi, consiglieri comunali. Io ho incontrato soltanto una volta Metta il 28 settembre del 2015. E nel frattempo avevo inviato in data 14/9/2015 e in data 30 luglio 2015 delle comunicazioni relative al servizio scuolabus e al servizio parcheggi. Quindi dice che in ogni caso il sistema in qualche modo le ha fatto pressione, ci sono consiglieri, ci sono persone vicino all'amministrazione, non certo il sindaco Metta. Mai mi ha incontrato Matt offrendomi qualcosa. È la realtà dei fatti, l'avrei detto, ma siccome penso che il sindaco non si può avvicinare per queste cose, ma mai l'ho fatto con gli altri, escludo categoricamente che Metta mi abbia incontrato per questo. Ovviamente i nomi di queste persone che invece l'hanno avvicinata lei li farà in tribunale o nella denuncia alla procura. Sì, ormai si sanno, anche perché per iscritto ho messo chi erano i soggetti che mi avvicinavano.